Stefania Benetti e sono ricercatrice in geografia economica e politica. Negli ultimi anni mi sono occupata della rappresentazione delle tematiche ambientali all'interno di vari media della cultura popolare come la musica e la street art. Nel caso della street art, diciamo, mi sono occupata nello specifico della rappresentazione di determinate simbologie in quello che viene definito neomuralismo o muralismo contemporaneo, ossia la rappresentazione appunto di grandi opere d'arte urbana su grandi facciate di edifici o di muri stradali. Un esempio è il progetto Toward 2030 realizzato in collaborazione dal Comune di Torino e un brand di una marca, insomma, di caffè, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità torinese e in generale anche la comunità nel mondo sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto prevedeva la realizzazione di grandi facciate, appunto, di edifici locati in diverse aree della città di Torino, con la realizzazione di opere di street art. Sono stati coinvolti diversi artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche in collaborazione con quelli che sono, diciamo, i collettivi storici della street art torinese. Per il progetto sono stati realizzati in totale 18 murales, di cui 17 richiamano gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre uno è più generale e divulgativo, anche relativo appunto al progetto. Un esempio di murales legato alle tematiche ambientali è quello realizzato da Mr. Fyodor, il quale ha composto una balena enorme su un edificio realizzata con diversi rifiuti e elettrodomestici abbandonati. L'obiettivo dell'artista era quello di sensibilizzare sull'inquinamento dei mari e degli oceani attraverso un simbolo che è la balena, per l'appunto, un animale bandiera che rappresenta diverse lotte ambientaliste. Nell'ambito musicale gli esempi sono tantissimi. Diversi artisti si sono schierati in diverse lotte ambientaliste, come ad esempio quelle contro l'inquinamento industriale di determinate aree geografiche. I Bunda Bash e gli Shakalab, ad esempio, hanno realizzato il brano Stop Dam, attraverso il quale vogliono sensibilizzare su problematiche di inquinamento sia industriale che relativo ai rifiuti del sud Italia. Un'altra artista più popolare che si è schierata invece a sostegno della sensibilizzazione per l'inquinamento del mare e degli oceani è Dolce Nera, che con il brano abbastanza esplicito dal titolo Amare Mare ha tentato appunto di sensibilizzare sulla tematica. Sono Rodrigo Miguez Núñez, professore di diritto privato all'Università del Piemonte Orientale, nonché coordinatore di un progetto finanziato dall'Unione Europea dell'acronimo Speak for Nature. Lo scopo di questo progetto, di cui UPO capofila, è quello di riuscire a trasmettere il volere degli ecosistemi tramite le tecniche previste dalle scienze sociali e ambientali. Il progetto andrà avanti per 4 anni, abbiamo iniziato l'anno scorso, sono stato sempre nelle vesti di coordinatore, io stesso invitato all'ONU per esporre le generalità dello stesso. L'anima del progetto è quella di creare una sorta di ecologia dei saperi, quindi l'essenza è finanziare la mobilità intersettoriale e interdisciplinare fra i diversi istituti del consorzio. Speak for Nature è diviso in 3 aree tematiche: la prima è quella teorica, la seconda è quella chiamata empirica e la terza è quella strategica. In questo periodo ci troviamo alla conclusione, alla fase conclusiva della parte teorica dello stesso. Lo scopo di questa parte è quella di stabilire le basi, le fondamenta, la nozione di giustizia ecologica, per poi andare a capire quali sono le ricadute pragmatiche che essa può avere
nella società odierna europea e latinoamericana.